Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste sono le principali notizie di oggi. Bassano del Grappa, 24enne di Breganze, si lancia nel vuoto dall'11° piano dell'ospedale. È salito sul terrazzo del San Bastiano all'11° ultimo piano, si è lanciato. Pochi dubbi che un 23enne di origini marocchine, residente a Breganze, abbia scelto volontariamente di togliersi la vita. Inutili soccorsi, indagini in corso per stabilire come possa aver raggiunto il terrazzo, il cui accesso non è consentito. Vicenza, rapina delle baby gang nel centro storico, custodia in comunità per il giovanissimo capo. È stato portato in una comunità il minorenne responsabile con un gruppo di coetanei di una rapina nel gennaio scorso ai danni di 4 adolescenti in pieno centro. Sarebbe lui il capo della giovanissima banda, in 8, tutti fra i 13 e i 18 anni, erano stati individuati dai carabinieri a febbraio. Il provvedimento è del Tribunale per i minori di Venezia. Montebello Vicentino, la moglie di Rebellin, arrestare, giudicare, condannare chi ha ucciso Davide in modo così disumano. Il commento della moglie sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta a carico del camionista tedesco e sulla imminente estradizione in Italia nei prossimi giorni. Davide era una persona rispettosa di tutti, aveva tanti progetti. Il camionista non ha mai chiesto scusa o mostrato segni di pentimento. Sant'Orso, con i fondi del PNRR il parco di Villa Rossi prende vita e diventa un palcoscenico. Iniziata nel parco di Villa Rossi la rassegna composta da 11 appuntamenti. Dal 6 luglio al 9 settembre si spazierà dalla commedia dell'arte alla danza urbana, dal teatro d'infanzia al teatro di narrazione. Arsiero, la magia degli elementi invade la valle, al via il festival che racconta il territorio. Una terza edizione assolutamente speciale, quella che ha presa il via illuminando la Valle dell'Astico. La manifestazione con la quale il comune di Arsiero celebra il suo territorio e le ricchezze naturali si arricchisce e diventa il festival dell'acqua e della carta. Siamo alle previsioni. 7-9 luglio, al via un'importante ondata di calore. Un potente campo di alta pressione dal Nord Africa si porta verso il Mediterraneo. Correnti molto calde investono il Nord Italia fino a quote elevate. Sarà la seconda ondata di calore sul Vicentino, temperature fino a 35 gradi. La pagina dell'Eco Nazionale, rapporto Istat, 22.000 ultracentenari al 1 gennaio 2023, salari tra i più bassi in Europa. L'Italia si sta trasformando in un paese di vecchi, a certificarlo l'Istat, che nel suo rapporto parla di 22.000 ultracentenari, circa 2.000 in più rispetto all'anno precedente. Lo sport, il Lecco giocherà la Serie B, esclusa la Regina. In Serie C, stop a Siena e Pordenone. Dopo la paura e il sollievo, il Lecco prenderà parte alla Serie B 2023-24. Questa è la decisione del Consiglio federale dopo aver preso visione dei pareri della Commissione Infrastruttura e di Covisoc. La politica, è morto a Roma Arnaldo Forlani. L'ex presidente del Consiglio aveva 97 anni. Ex presidente del Consiglio, ma uno dei massimi esponenti nazionali del Partito della Democrazia Cristiana. Aveva 97 anni, si è spento nella sua casa di Roma. Milano, incendio in una casa di riposo, morti, feriti e intossicati. A Milano un incendio divampato nella notte nella casa di riposo per coniugi in via dei 500 in zona Corvetto. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'1:20. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e a risentirci.